cara bisnonna e caro bisnonno, mille, mille auguri. Col più intenso affetto, tutta la famiglia vi offre questi fiori nel fausto giorno delle vostre nozze d'argento. D'oro, bimba. D'oro? Sì, non fare economia. Sai, cara, sono sposati da 50 anni. Delle vostre nozze d'oro. Brava, Silvia, e non t'agitare. Tu sei pronta, Amelia? Ah, prontissima. Chiacchierano. Cara bisnonna, caro bisnonno. Shh. No, 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 credimi. Non è assolutamente il caso, Larry. Mi hai sempre impedito di pubblicare questa storia. Ma perché non voglio che si possa ridere di te, caro? Leggiamola almeno ai parenti che sentendola dalla mia viva voce ci crederanno. Io l'ho sentita per 50 anni e ancora non ci credo. Non so, via, scendiamo, se no giù penseranno che stiamo litigando. Io non litigo affatto, cara. Dico solamente che questa storia è vera. Cos'è questa? Una redazione o un bar? Una redazione, signor Gordon. Possiamo offrire? Io non bevo mai. Qui al giornale. Ma per me oggi è giorno di festa. Ho dato un addio ai morti, signor Gordon. Come? Ma chi è morto? 600 persone. 600? Ho scritto 600 necrologi, ma da oggi in poi cambierò mestiere. Fate in modo di venire tutti presto domani, eh? E lei, se vuol diventare cronista, veda di andare a letto di buon'ora. Caro direttore, ci vado immediatamente. Bada, ti sei cacciato nel bel mezzo del 1843. Non sono soffici, sai, queste vecchie notizie. Beh, ma intanto mi rovini la collezione. Ah, tutta roba morta e sotterrata. Morto niente affatto. Non hai immaginazione, giovanotto. Questa è la storia di ciò che è accaduto. Ora non vedo differenza se è accaduto 20 anni fa oppure domani. Cioè, se accadrà domani. No, è tutta un'illusione. Guarda, 3 marzo 1875. Per quelli d'allora, questo era il futuro, non è vero? Sì. Ora, supponi che vivessimo in quel giorno del 1875. Io aprirei questo libro e allora potrei dirti esattamente tutto ciò che accadrà. Beh, trovami il libro per l'anno in cui viviamo e io ti copro d'oro. Stanno tutti lì, a portata di mano. Guarda. Secolo XIX. Ventesimo. Il ventesimo non lo vedo, Pop. È per fortuna tua, perché altrimenti, sì, sapresti quello che accadrà nel 912. A me basterebbe sapere ciò che succederà quest'altr'anno. Ma no, fra 24 ore soltanto. Pensa che successo avrei in cronaca. Su, presto, dammi il giornale di domani, te lo pago. No, Larry, no. Non chiedere una cosa simile. Oh, santo Dio, ma che male ci sarebbe? Se potessi, però impareresti che è un guaio conoscere il futuro. Tutti dobbiamo morire.
Ma se sapessimo il giorno, fosse pure fra 20 anni... Ah, io per 20 anni farei bisboccia. Ragazzo mio, tutta la tua esistenza sarebbe avvelenata. Eppure per avere il giornale di domani io darei 10 anni della mia vita. E come sai di averli ancora? Rispondi un po', Larry. Ah, il futuro lo predico io, annunciandovi come saremo tutti quanti fra 5 minuti. Come? Come? Assetati, perché non c'è più birra. Tu vieni con noi, Pop? No, ho molto da fare. Beh, allora a domani, eh? A domani. E viva il domani, andiamo a dire. E viva il domani, bel giorno giurimo. Domani. E viva il domani, torniamo a dire. Ehi ragazzi, guardatela. Voi che vi interessate del futuro. Cigolini. Ah, ho sentito parlare di questo metodo, è di Bucarest. E il futuro lo dice il romeno? Così ha sempre ragione lui. Oh, guardate la bimba. Pare piuttosto belloccia. Bellocce lo sono tutte sui manifesti. Beh, andiamo a dare un'occhiata. Vedrete che si tratta di una vecchia cicciona. Mi dica un po', che numero c'è sulla calotta del suo orologio? Oh, non so proprio. Oh, lui non sa, ma l'orologio ce l'ha, vero? Oh, certo. Posso vederlo? Eccolo qua, dov'è? Oh, ma guardate dove si era cacciato! Questi gingilli fanno certi scherzi. Silvia! Mi sentite? Sì, maestro. State bene attenta! Potete vedere all'interno di questo orologio? Tenterò di vedere. Ditemi esattamente che numero è inciso sulla calotta. 279. Oh, non posso. Dovete, io ve l'ordino. 338 93. È esatto, vero? Mille grazie. Si può avere un'altra sedia? Sì, signore. Grazie. Le chiedo scusa. Signore, la signorina è in stato ipnotico e può sentire solamente la mia voce. Allora le dica che mi scusi. Ma essa non si è affatto accorta di lei, giovanotto. Non vede che è l'invisibile. Può rendermi invisibile? Questo può farlo lei stesso. Mettendoci a sedere. Grazie, grazie. Ora sentiamo la sua domanda. Ma gliel'ho già consegnata. Eh? Oh, sì. Beh, mi dica un po'. Questo l'ha scritto lei, vero? Io in persona. La sua è una domanda che ci viene fatta ogni sera. E la risposta del medium non ha mai mutato. Devo dunque dirle che lei perde la sua scommessa. William McKinney è un uomo molto notevole. Prego, prego. Ma il suo partito non riuscirà a spuntarla. Il nuovo presidente degli Stati Uniti sarà William Jennings Bryan. Prego, proseguo. Grazie. E adesso, signori, passiamo a un altro esperto. Oh, mi scusi un momento. Vedo là un signore che non sembra d'accordo con me. Forse del partito di McKinley? Una domanda che riguarda una certa signorina. Ah, lei desidera forse sapere se essa avrà la sfortuna di sposarla? Voglio sapere se essa verrà a colazione con me domani. Il signore chiede se la sua innamorata domani andrà a colazione con lui. Sì, ci andrà. Grazie. Ma dov'è che potrò incontrarla? Ah, per questo si accordi con la signorina in persona. Lo farei, ma essa non può sentirmi, è in stato ipnotico. Scusi tanto, egregio signore. Io ho portato il mio medium alla fase di ipnosi, ma non so ancora esattamente quando la sveglierò. Perciò la signorina Silvia non può accettare inviti di carattere mondano. Buonasera. Si ricorda di me? No, ho paura di no. Ma in teatro mi ha risposto. Nel sonno. E a una domanda sconveniente. Come può giudicarla tale se dormiva? L'accompagno a casa? No, grazie. Allora non posso entrare. A casa ci vado da sola.
Via North Helm, 155. Adagino, eh? Cocchiere. No, di corsa, che ho fretta. Io non ho fretta. Va piano. Ma la vettura, chi l'ha affittata? Ma questo signore è da più di mezz'ora che mi fa aspettare qui. Sia sincera, le dispiace proprio molto che io l'accompagni? Moltissimo. Vettura? Scusi, ma l'ho già impegnata io. Se l'ha impegnata, cosa aspetta per entrarci? Vetturino, portalo via, ma al galoppo, eh? Grazie, professore. E a mai più rivederci! Vada, la prego. Può arrivare lo zio. Buonanotte. Anch'io so leggere nel futuro. E le dico che ci rivedremo. Prestissimo. Non gliel'avevo detto che ci saremmo rivisti prestissimo? Dio, ascolto, se ne vada. Oh, no, non prima di aver saputo se è giusta la sua predizione. E quale? Non si ricorda? Il signore chiede se la sua innamorata domani andrà a colazione con lui. Lei ha detto di sì? Non ricordo mai quello che dico in stato ipnotico. Beh, sperando che stavolta se ne ricordi, l'aspetterò all'Evening News fino alle 9. Buonanotte. Ah, scusi. Mi chiamo Stevens, Lawrence Stevens. Ma lei chieda di Larry. Sei tu, Pop? Sì. Ha mai spaventato? Non riconoscevo la tua voce. Cosa fai qui a quest'ora? Le ore passano, ma non contano. Aspettavo proprio te. Proprio me? Ah, ma io non ti avevo detto che sarei venuto qui. Stavo andando a casa. No, infatti. Ma io volevo solo darti questo. Ah, l'Evening News, l'ho letto. Forse no. Pop, tu sei un po' esaurito. Se permetti, sto benissimo. Buon riposo. Ti accompagno a casa. Oh no, grazie, non ti disturbare. Abito così lontano. Non lo perdere, quel giornale. Veda di far presto, signor Stevens. Oggi incomincio una nuova vita. Non le comincia mica tanto di buon'ora. Non mi svegliavo, sognavo così bene. Si prenda il cappotto perché fa quasi freddo. Ma io ho l'amore per scaldarmi. Che mese di maggio. Ieri nebbia, oggi freddo. Come va, Joe? Maluccio. Non trovo lavoro. Permette che dia un'occhiata al suo giornale? Non ho giornale. Ma come no? È qui nel suo palettò? È l'Evening News di ieri sera. Ma non importa, io guardo gli avvisi. Ma non è di ieri sera, è di oggi. No, Joe, quello d'oggi è ancora da stampare, questo è di ieri sera. Che giorno è oggi? Giovedì. E qui dice giovedì. Giovedì? Ma come può essere? È giovedì oggi? Giovedì? Tutto il giorno. Neve. Ieri non ha mica nevicato. No. Neve fuori stagione alle 8 del mattino. Io non l'ho veduta, è lei. E come potevo, se non ce n'era? È un giovedì coi fiocchi. E che giovedì? Coi fiocchi di neve. Alle 8 del mattino.
Che ora è? Si scomodi a guardare. Ho trovato. Cercano un cameriere a via Swift. Vado subito a vedere. Joe! Le ripeto che ne abbiamo già uno di cameriere. Ma qui sul giornale... Ma insomma, non stia a insistere tanto, ha capito? Ma perché fate perdere il tempo alla gente con questo avviso? Avrà letto male lei l'indirizzo. Scusi, ma non è lei che ha fatto inserire questo avviso? Niente affatto. Noi non ce lo sogniamo nemmeno di cambiare cameriere. Ah, stavolta hai finito di fracassarmi piatti e bicchieri. Ti caccio via come un cane. Svelta, Mimma, mettiti il cappello e corri a mettere un avviso sul giornale. Perché stai lì a guardarmi? Nel giornale del mattino? No, qui bisogna sbrigarsi sull'edizione pomeridiana dell'Evening News. E lei che vuole? Niente. Niente. Dov'è Pop? E chi l'ha visto? Dov'è Pop? E che ne so io? Hai visto Pop tu? Nemmeno dipinto. Beh, che vuoi, Larry? Sto cercando Pop. Finora non si è fatto vedere. Stevens! Direttore, non sa dove sia Pop. Non pensi a Pop. E venga nel mio ufficio. Ma io devo trovarlo, succede qualcosa di molto grave. Grave il fatto che lei si presenta in ritardo. Ecco. Lo so, ma se io le dico quel che succede... Glielo dico io quello che succede se continua a venire tardi in ufficio. Chi si occupa dello spettacolo d'oggi all'opera? Come? Lei vorrebbe fare anche il critico musicale? Beh, supponga che la succeda un fatto straordinario da prima pagina. E allora ci manderei un reporter esperto, non lei. Ma io potrei trovarmi là prima che succeda. Lei è matto o ancora brillo da ieri sera. Eppure vedrà che lo obbligherò a ricredersi. Intanto io la licenzio. Non ce n'è bisogno, me ne vado. Come se ne va? Da sé? Me ne andrò stasera se lei non mi avrà dato un aumento. Un aumento? Sì. Per una cronaca sensazionale. Faccia fare un titolo su tre colonne. Audace furto all'opera durante lo spettacolo. Alle 2:10 precise. Dita, licenziato? Sì, ma mi darà un aumento. Eh? Posso esserle utile? Ai suoi ordini, signorina. Ecco, io vorrei vedere il signor Stevens. Glielo trovo subito. Larry, c'è la bimba. Chi? Ma va là, che lo sai benissimo. Come l'hai pescata? Non ricordo. Già, non lo ricordi. Questo è proprio il giorno dei miracoli. Mi sono trovata a passare di qui e... Ma io l'aspettavo. Appunto per questo ho creduto mio dovere
riconfermarle che non posso venire a colazione con lei oggi. Oh, peccato. Lei pensa che non ci conosciamo abbastanza? Sì, questo è esattamente il mio pensiero. Però mi rincresce. Avrei avuto un segreto straordinario da rivelarle. Allora sentiamo. Qual è il segreto? Le piacerebbe che andassimo all'opera? Oh, non cambi argomento. Oh, ma il mio segreto riguarda appunto un fatto che deve succedere all'opera. E bisogna che ci sbrighiamo. No, no, io non posso venire con lei. Ma scusi, che cosa accadrà? Ora glielo dico. I signori, per favore, che ora è? 2:05, sei cominciato da poco. Siamo in ritardo. Oh, un tantino in anticipo. Scommetto il prezzo dei biglietti che indovino quanto lei ha in cassa. $3,635. Ha perduto, sono 3.630. Ci deve essere un errore. Beh, insomma, devo pagare. Quanto? Due biglietti, $5. $5? Ah, torna il conto, $3,635. Sarebbe tutto qui il segreto? Ah, no, quella è la somma che verrà rubata. Mettiamoci al sicuro. Biglietti, ci fermiamo qui. Eh no, non è permesso. Andiamo via subito. Ma... Non vorrei andare via subito, come dice lei. Fra poco finisce. Che cosa, lo spettacolo? Ma lo spettacolo non è lì, è nell'atrio. Tre banditi entreranno nell'atrio. Ascolti la musica, invece di scherzare. Ma no, dico sul serio. Entreranno per acquistare i biglietti e uno tirerà fuori la rivoltella. Ha visto? Svelto, Vetturino, svelto! Ma perché tanta fretta? Voglio mettere la notizia nella prima edizione. È meglio che mi lasci scendere. Oh, no, 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 ho bisogno di lei. Per cosa? Ma per testimoniare al mio direttore che non racconto frottole. Ma lei come ha potuto sapere? Crede di essere la sola che legge il futuro? Oh, signor Stevens. Che razza di storia vuol darmi ad intendere? Non perdiamo tempo, il giornale sta per andare in macchina. Ma quando è successo? Non più di 10 minuti fa. E lei avrebbe scritto tutto questo in 10 minuti? Ma non stia a discutere, faccia subito comporre il mio articolo. Tutto. Fra poco li raccoglierà. Dica lei quello che ha visto. Ma io non ho visto niente. No, voglio dire che io stavo ascoltando la musica e quando il signore mi ha spinta fuori era tutto finito. Che cosa era finito? Quello che ha scritto. Oh, e lei, Stevens, dubita ancora che io la licenzi? Le ripeto che lei pubblicherà il mio articolo. Non si preoccupi, vedrà che ho ragione io. Oh, salve, ispettore, che novità? Una bella rapina al teatro dell'opera. Oh, ferma le macchine! Johnny! Johnny! Senti! Eccomi. Questo è immediatamente in prima pagina, eh? Su due colonne. E con quale titolo? Mettiamo audace furto all'opera durante lo spettacolo. Ma sì. E la mia firma. Anche la firma. Purché poi non me ne debba pentire. Speriamo di no. Ma dica un po', come ci è riuscito? Se permette ne parleremo con calma più tardi. Grazie, ispettore. Lei è arrivato in buon punto. Crede che li riconoscerebbe i banditi? Oh, magari potessi, ma purtroppo non li ho veduti in faccia. Ecco, della rapina lei sa tutto, tranne chi sono i ladri. Già, la faccenda sta... Presta poco così. Capito. È questo l'uomo? Sì, sì, è lui. Un momento, la prego. Ma che modi sono questi, eh? Scusi, ispettore, ma Stevens è il migliore dei miei reporter.
Io voglio sapere cosa stava a fare in teatro durante la rapina. Ah, ero in compagnia della signorina qui presente. Rivers, non sia tanto modesto. A me l'ha detto 3 ore fa quello che sarebbe successo. Me l'immaginavo. Ma lui non ha fatto niente di male, io lo posso ben dire, ispettore. Con lei parleremo dopo, adesso aspetti fuori. La signorina è estranea a tutto questo, la lasci stare. Da quando lei è in contatto con quella banda? Che banda? I 4 che effettuarono la rapina. Erano solo 3. 4, il 4 è lei. Ho detto 3 e non voglio essere smentito. Va di sa, con me è inutile fare il prepotente. Lawrence Stevens, cronista da poche ore, già con tanto di firma in prima pagina. Oh, farà carriera quando uscirà di prigione. Ma che lo metteranno in prigione? Certo, sicuro. Ma perché? Per complicità. Però non gli daranno più di 5 o 6 anni. Con un buon avvocato. Venga a pranzo con me, che ne parleremo un po'. Sì, per il bene di Larry. Violetta Stevens, invece di ostinarsi a fare il furbone, spifferi subito quello che sa. Perché se non rivela il nome di quei briganti, la mando in galera dritto filato. Su, su, le dica la verità. Direttore, dov'è Pop? Basta con questo Pop! Dunque, come ha saputo che doveva avvenire la rapina? Papa, se glielo dico non mi crede. L'ho letto stamattina in un giornale. Quale giornale? L'Evening News di oggi. Ah, non dica scemenze! Gliela posso provare! Ecco, guardi qui. Non è il giornale di oggi? Le ho chiesto se non è il giornale di oggi. È questo, allora? Sì, ma questo è appena stampato. Il mio, invece, l'ho avuto ieri sera. Larry, badi che non bisogna troppo esagerare nello scherzo. Andiamo al commissariato. No, prego! Ispettore, le giuro che il signor Stevens è innocente. Lei, signorina, non si impicci. Per l'ultima volta, mi dica... In che modo ha saputo lei di quella rapina? L'ho letto sul... Zitto! Portalo via! No, l'ho avvisato io di quel che doveva succedere in teatro. Portalo via, ho detto. La ringrazio, Silvia. Ma lei, ispettore, non creda alle parole della signorina. Mi spieghi com'era a giorno del fatto, lei? Ecco, certe volte io riesco a sapere quello che succederà. Allora, sa che cosa succederà adesso? E ci portiamo via anche lei. Non è venuta? No, e non capisco, è sempre così puntuale. Peccato, il signor Beckstein cerca degli artisti per Barnum. Oh, signor Beckstein, sono onoratissimo. Lavorare con Barnum è sempre stato il mio più gran sogno. Oh, temo che le indovini non ci interessino eccessivamente. Se ne trovano a dozzina. Ma la mia è eccezionale. Non posso aspettare. Oh, guardi, sta proprio arrivando. Silvia, dove sei stata? Oh, scusami, zio Oscar, ti spiegherò guarda poi. Guarda, c'è il signor Beckstein dell'impresa Barnum e adesso va subito a cambiarti. Ma svelta che siamo di scena. Dunque, signor Beckstein, deve sapere che io, fin da quando ero bambino... Permetta una parola. Cosa desidera? Può darmi un'informazione. Mi interesso anch'io del suo numero. Sente, signor Beckstein, lei ha già dei concorrenti. La signorina mi ha detto che potete leggere il futuro. Oh, passato, presente, futuro. E quindi anche quello che è successo oggi. Sì, sì, tutto quanto. Allora è vero che la signorina ha predetto questo fatto? Oh, certamente. Oh, sicuro che l'abbiamo predetto. Noi non sbagliamo mai. Lei si ferma a vedere il nostro numero, vero? Credo di sì. Oh, bravissimo, si divertirà un mondo. E noi magari ci rivedremo dopo lo spettacolo, eh? Sì, ma senta un po', perché mi ha parlato di mia nipote, lei? Io sono l'ispettore Mulrooney. Ispettore? E se fosse in lei tutte le predizioni di questo genere, le passerei alla polizia. Già, così, per prudenza. Senta un po', professore. Prego? Ci vuole predire qualche cosa che succederà al più presto, stasera o domani? È impossibile, il mio medium vede molto in là e le cose che sono troppo vicine gli sfuggono. Allora come ha potuto predire la rapina di oggi? Ha ragione, dimenticavo che a volte vede anche delle cose che le sono vicine. A volte? Perché non adesso? Il nostro numero è finito, rimanderemo i vostri quesiti a un altro spettacolo. Che succederà stasera? Un incendio, un furto o magari un piccolo assassinio?
Silvia, siete stanca, ma cercate di vedere che succederà stasera. Non vi sento. Cosa vi dicevo? È così stanca che non può nemmeno sentirmi. Parli più forte. Silvia, coraggio, avanti. Cosa vedete? Non vedo nulla. E come volete che ci veda se non c'è neanche la luna stasera? Grazie, professore. Anche senza la luna, io un certo fatto me lo vedo bello e spiegato. Oh, un momento, signor ispettore. Ecco, ora vedo nel buio. È notte. Questa notte. Vedo un fiume, un ponte, una donna che cammina. E dove va? Si butta giù. Eccola nell'acqua. Affonda. Ah! Non la vedo più. Largo, con permesso. Prego. Figliuolo, per il suo bene, si decida a parlare. Ci dica dove possiamo pescare quei briganti. Cerchi di ricordarlo. Ho detto che non lo so. Beh, casomai mi chiami, io sono lì fuori. Rifletta. Quel giornale non valeva 10 anni della tua vita, vero? Pop! Dove sei stato? Ti ho cercato dappertutto. Ho fatto un giretto, ragazzo mio. Ma di ieri sera ci siamo incontrati noi due e tu mi hai dato un giornale. Che però non ti è servito a nulla, eh? Oh, Pop, sono nei guai, nessuno mi crede, non posso uscire di qui. Ma perché non dici niente e mi guardi in quel modo strano? Sono piuttosto sorpreso di trovarti qui. Credevo che a quest'ora tu stessi andando verso il fiume, perché tu devi essere al ponte poco dopo la mezzanotte. Come lo sai? L'ho letto poco fa. Non dirai che quello è l'Evening News di domani? Non è quello che vuoi. No! Vuol dirmi qualcosa? No. Cioè, può darsi. Un momento. Pop, il tuo giornale non parla di quei 3 banditi? Sì, ne parla. Sono stati arrestati. Dove, come e quando? Domattina alla Banca Union. La polizia ha agito perché tu l'hai avvertita. E di me che dice? Che sarai un eroe. Per il fatto della banca? Oh, no. È meglio che te lo legga. Una sconosciuta si uccide buttandosi dal ponte Baldwin. Larry Stevens, reporter dell'Evening News, con eroico slancio tenta il salvataggio. Ma finora il corpo non è stato ripescato. Stupide fantasie. E qui dice così. Ma io sono in prigione e non posso uscire. E se anche potessi non andrei al fiume. E se ci andassi non mi ci butterei. Mi credi così pazzo da rischiare la vita per una donna quando so benissimo che non può essere salvata? Non t'arrabbiare. Non sono un profeta, ho solo letto il giornale. Vattene, non voglio sentirne parlare mai più. M'ha chiamato forse? No, si tolga dai piedi anche lei. Senta. Mi liberi e le darò modo d'arrestare quei banditi. Finalmente si è deciso. Domattina assalteranno la Banca Union. Venga con me. Dunque noi aspetteremo la banca. Ma badi che se lei ci ha presi in giro, sapremo dove pescarla. Vada pure. Grazie, ispettore. Ma dov'è la signorina? Devo farle delle scuse. La signorina è scomparsa subito dopo lo spettacolo. E suo zio non sa dove è andata. Io non lo so, ma lo sa lui. Capisce, ispettore, questo amico vuol rubarmi la nipote che si è innamorata di lui. Me lo ripeta. È vero di filare dritto, sa, altrimenti le squilla. No, silenzio, silenzio, tutte e due. Piuttosto, Stevens, prima d'andarsene mi dica, a che ora la signorina le ha parlato di quella rapina? Non me ne ha parlato. Ma si capisce. Lei ora mente. Non mento affatto. 2 ore fa ha detto tutto il contrario. Non sapevo che lei era della polizia. Ah, ho capito. Ma andiamo, che cosa ha capito? Io facevo la commedia per incantare Beckstein, l'uomo di fiducia di Barnum. Ma lei che è intelligente, non crederà di sicuro che si possa predire una cosa di cui non si sa nulla. E poi la predizione del furto, l'ha sentita lei? Io no. No, ma ho sentito quella di stasera. Ah, tutte storie, ispettore, storie. Silvia, come poteva parlare sul serio di un ponte, di un fiume e di una donna che dovrebbe suicidarsi stanotte? Come? Questo ha detto. Ah sì, cercava di tirar fuori da questo imbroglio noi e lei pure. Ponte?
fiume? E ha detto che il corpo non si ritrovava? No, questo non l'ha detto. Non lo sapeva! Ma che fa, ispettore? Lascia andare via quel signorino. Ma lei non sa fare il suo mestiere. Allora venga a insegnarmelo lei il mio mestiere. No, un momento. Via, no, via, no, via. Lasci, sa? Io... Oh. Che è successo? Oh, una disgrazia. Una donna si è buttata nel fiume, l'ho vista io. Salvatela, salvatela. Ma qualcuno si getti in acqua. Mi chiedi lei. Ma cosa? Avanti, salti. Ma non fa notare. Ma nemmeno guardia, io. Guardia, la vedete? No, non si vede niente. Allora è inutile che mi butti. Prenderò una barca. Oh, ma presto, presto, per carità. Si è buttata? Calma, calma, non si ecciti, la salveremo. Non ci riuscirete. Ma come lo sa? È suo marito? No, mi lasci andare. Fermo, ma insomma, lei chi è? Barry Stevens, Evening News. Che coraggio. Bella forza, sa nuotare? Come si chiama? Stevens, dell'Evening News. Chissà che articolone domani. Silvia! Silvia! Larry! Larry! Ma che è venuto a fare qui? Ha rovinato tutto! Sapevo che lei era in pericolo. No, no! Io invece stavo cercando di salvare lei. Oh, facciamo a gara a salvarci l'un l'altro. Ho fatto una predizione e poi questo bagno per dare una parvenza di realtà. Oh, piccola, adorabile pazza. Ma... io non sapevo... Che cosa? Che l'acqua fosse così fredda. Però il giornale si è sbagliato. Il giornale? Ah, non ci pensi. L'essenziale è che lei si sia salvata. Eccoli. Qui c'è una barca. E là un cappello che galleggia. Sì, ma la ragazza poveretta non galleggia più. Oh. Cerchiamo ancora. Questo sarà il solito caso di cadavere irreperibile. Ha sentito? Shh, stiamo a disingannarli. La bella scomparsa. Ecco il titolo che darò alla mia cronaca. Ma se mi ritrovano? Oh, non c'è pericolo. Sono poliziotti. Mi metta giù. Oh no, come spiegherei l'impronta dei piedi femminili sul pavimento? Apra la porta. Silvia! Sì, adesso puoi entrare. È un po' grandino quel vestito. Oh, è impossibile. Come posso andare a casa conciata a questo modo? Oh, a quest'ora le strade sono deserte. D'altronde lei ha un'aria molto rispettabile. Barba fatta. La cravatta non è a posto. Oh, cercando di fare il nodo mi sono quasi strozzata. Ci penso io. Oh. Oh, scusi. Ecco, lei prende i due capi così. Poi passa il destro sul sinistro. No, il sinistro sul destro. Strano, mi confondo. Perché lavoro a rovescio, venga qui. Ah, ecco. Stia bene attenta. Dovrà poi farlo per suo marito. Quest'abito mi era antipatico. Portato da lei mi piace. Ho cercato tanto, sa, nell'armadio. Ma vestiti da donna non ce n'erano. Ah, lo spero bene. Ma del resto non me ne importerebbe. Ho piacere che lei non sia gelosa. Perché? Ce ne sarebbe motivo? Beh, a lei non importa, ma io potrei dirle che sono sempre occupatissimo e non ho tempo di interessarmi alle donne. Oh! Ieri sera in vettura lei non mi è parso uno che non si interessa alle donne. Ieri sera? Gran Dio! Che c'è? Ci conosciamo soltanto da ieri sera.
E tutte queste cose sono successe in così poche ore? Sì, io incontrai Pop subito dopo che lasciai lei. Mi dia il giornale che voglio leggerlo. Stasera Pop non me l'ha dato, me ne ha letto un po'. Già, lui stava vicino alla finestra e io... Ma è inutile, nessuno mi crede. Lei ha un'immaginazione straordinaria. Se lavorasse con noi, eseguirebbe benissimo tutti i nostri trucchi. Oh, giusto, perché non me ne spiega qualcuno? Noi maghi conserviamo i nostri segreti. Vero, Larry? Ma io non ho segreti, io le dico la verità. Ieri sera, quando Pop mi ha dato il giornale, le assicuro che io non l'ho letto, ma stamattina... Larry. Oh, che guaio. Ha visto, mi sono addormentata. Davvero? Ma lei doveva svegliarmi. Ho dormito anch'io e d'altronde le scarpe non sono asciutte. Oh, le metterò come sono. Non posso più aspettare. Oh, sei ristretta. E adesso come faccio? No, no, non scenda. E faccia il favore, se ne vada. Che succede? La chiave. L'ha perduta? Non credo di averla dimenticata in teatro. Entri dalla finestra. Sì, grazie a Dio non l'ho chiusa. Beh, io l'aiuterò. No, 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 Larry, vada via. Il vetturino ci osserva. È sicura di riuscirci? Sì, certo, buonanotte. Potete andare. Sì, signore. Buonanotte. Succede, signora Lia? C'è un ladro, è entrato in camera della signorina Silvia. Oh. Hai chiamato Cigolini? Ma non è ancora rincasato. Oh, attento che lì qualcosa può anche sparare. Io ho poca confidenza. Lo dia a me. Lo tenga lei, lo tenga lei. Che facciamo con un ladro in casa? Stiamo zitti, zitti, chissà che non se ne vada da solo. No, è meglio che strilliamo per far accorrere la polizia. State qui voi. Vado a cercare un agente. Non ho paura io. Forse dorme quella povera innocente. Forse imbavagliata. Guardi, c'è luce nella camera. Quella proprio non me lo sarei aspettato. L'ho sempre detto, le donne di teatro sono tutte. Ancora in piedi, signore? Aspettavamo lei. Oh, grazie, grazie. Questo è molto gentile da parte loro, ma... stasera sono stato invitato da un vecchio amico, l'ispettore Mulrooney. Voleva un consiglio. Mi scusi, non hanno visto mia nipote? Altro che... Stavo in pena, era nervosa stasera. Davvero? Sì, e suppongo che sia andata a letto molto presto. Però a un certo punto si è alzata, l'abbiamo vista alla finestra. Forse era inquieta per me, ma ora le dirò che sono tornato. Silviuccia, sei sveglia? Professore, io ho idea che la signorina non risponderà. Deve essere sveglia se l'avete vista alla finestra. Ma abbiamo visto anche un uomo che è lì dentro. Che c'è? È successo qualcosa, zio Oscar? È successo che qualcuno ha disonorato il tuo nome, capisci? Però bisogna essere ben maligne per dire che c'è un uomo in camera di mia nipote e obbligarmi così a svegliare un innocente col rischio di farla morire di paura. Ho visto io quell'uomo! E adesso vi proverò che siete una massa di bugiarde. Venite, venite voi stessi a vedere. Guardate dappertutto, nello stanzino, sotto il letto. Fuori, fuori tutti!
fuori voi adesso. Ma alla svelta, se no provvedo io a farvi uscire di lì sotto. Non può andare molto lontano senza scarpe. L'uomo che è saltato da quella finestra. Carina tanto, sì, questa storiella della finestra. Venite, ma che... via. Ma no, un momento, lasciate che vi spieghi. Lo spiegherete al commissario. Ma questa è una prepotenza. Giurati i termini, eh? Io protesto. L'han trovato il corpo di Stephen? Tagliano ancora il fiume. Lei, Swing, ha finito il necrologio? Sì, signore. Lo nomini come Lawrence Stevens, non Larry. È più dignitoso. E tagli, che è lungo. Sì, signore. Notizie precise? Risulta che si è buttato in acqua. E che non sapeva nuotare. Sarebbe stato un bravo reporter. Dica pure, bravissimo. Direttore, direttore! Stevens! Larry! Grandi notizie, ho ancora il posto? Sì. E avrò l'aumento? Sì, sì, ma le notizie? I banditi dell'opera sono stati arrestati. Dove? Alla Banca Union, c'ero anch'io. Sieda! Scriva, si prenda tutto lo spazio che vuole. Via quel necrologio! Il mio? Già, lo si credeva, ha negato. Davvero eroe. Non hai tentato di salvare una donna dal fiume? Oh, zitti voi! Lei faccio fare questo titolo. Il nostro noto redattore Larry Stevens tenta un eroico salvataggio nel fiume. Lawrence Stevens. Ma che Larry? E lasciamolo in pace che finisca alla svelta. Senti un po', Larry, come mai ti sei trovato alla banca quando è successo il fatto? Per puro caso. E com'è che sei passato proprio sul ponte un attimo dopo che quella s'era buttata? Per puro caso. E anche all'opera ieri c'eri per puro caso. Caso o abilità? Andiamo, di come hai fatto. Volete saperlo? Sì. Beh, ecco qua. Credete ai miracoli? No, di la verità, chi ti ha informato? Io riesco a sapere tutto quello che voglio. Direttore, mi fa avere un anticipo di $100? Sì, Larry, per che cosa? Ho un certo progetto. Non quello di prender moglie, spero. Perché no? Lui riesce a sapere tutto quello che vuole. Tutto tranne che il modo di vivere di rendita. Ma per te non dovrebbe essere difficile procurarti $1,000,000? Un milione? Sì, puntando sui cavalli che vinceranno le corse di domani. Giustissimo. Sei cascato, Chick, hai visto il vecchio Pop? No, sono 2 giorni che non viene al giornale. Non si è ancora rassegnato all'assenza di Pop? La trovo molto strana. No, non è strana affatto. Quel buon vecchietto lavora qui da tanto tempo e io gli perdono anche qualche trasgressione d'orario. Certo, a quest'ora è difficile che venga. Ma si spenga il lume e se ne vada a casa. Buonanotte. Pop! Pop, aspetta. Pop, ma sapessi da quant'è che ti cerco. Ti dissi che non volevo più vedere quel giornale, ma sbagliavo. Mi trovo immischiato in una faccenda che non capisco. Una cosa sola forse può essermi di aiuto. Un altro giornale. Questa è l'ultima volta che ti importuno, ma vedi, Pop, bisogna assolutamente che io sappia che cosa succederà domani. Non ti servirà niente, Larry. Ah sì, mi farà ricco. Avrò tutto ciò che sogno. È solo il denaro quello che sogni? Ho già tutto il resto, anche l'amore. Dammi quel giornale e sarò felice per tutta la vita. E sei certo? Sì, sì. Grazie per avermelo dato. Ricordati, non te l'ho dato io. Sì,
Signore e signori, noi diamo oggi in questo teatro la nostra ultima rappresentazione e desideriamo ringraziarvi per la viva benevolenza con cui ci avete seguiti. Grazie, grazie di cuore. Vada via, non si faccia vedere. Devo parlarne. No, no, guai se lo zio la vede qui. Anche a lui devo parlare. Oh, è così infuriato con lei. Silvia, vuole essere mia moglie? Non restare qui, che quello ti ammazza. Mi ammazzerà, ma prima... Per amor mio, nasconditi, mettiti lì dietro. Via, via. Oh, è lei? Desideravo giusto parlarle. Anch'io vorrei parlarle, professore. Se non le dispiace, favorisca nel mio camerino. Grazie. Grazie a lei. Intanto, Silvia, per favore, presentami al tuo amico. Zio, questo è il signor Larry Stevens, dell'Evening News. Dell'Evening News? Giornalista, eh? Sì. Favorisca. Grazie. Deve essere una professione interessante la sua. Si avvicina molta gente, vero? Ah, sì, infatti. Professore, io vorrei parlarle della signorina. Anch'io, caro signor Stevens. Oh, che cose strane ci si trova in tasca. Dunque, dicevo che... Egregio amico, non si impressioni, eh? Una cartuccia a salvo. Nel mio mestiere, vede, tutto è illusione. Ma purtroppo la vita non è un'illusione. La realtà ci domina sempre. Questa, per esempio, è realtà. Zio, non scherzare con quella pistola. Io non scherzo affatto, cara. Tanto è vero che ti prego di andare ad aprire quelle tendine. Ecco, brava, prendi quel vestito. Senta, professore. Prego, lei non mi interrompa. Che vestito, zio? Ma lo sai quale voglio. Mi scusi se non gliel'ho restituito prima d'ora, ma mi è stato proprio impossibile. Ma insomma, lasci che mi spieghi. Dica lei, questo vestito lo conosce? Altro se lo conosco, è mio? Oh, no, zio, no, perché... Ma non lei la smette e mi lasci parlare, non creda di intimorirmi con i suoi modi brutali. Ma è inutile. Io amo sua nipote e a ogni costo la sposerò. Non ho capito. Ma ho detto che la sposerò. Ma sentilo come cambia tono. Non cambia tono per niente, ho sempre detto che la sposerò. Non è vero niente, sono io che gliel'ho imposto. Scusate, se io non approvassi... Zitta, nessuno ti ha interrogato. Giusto, sta zitta tu adesso. No, 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 no. Parla invece, di che mi vuoi bene, che mi sposerai presto. Magari domani. Oh, Larry. Davvero devo dirlo? No, signori, su questo argomento interloquisco soltanto io. Tu va fuori un momento. E tu, futuro nipote, sta qui che ho da farti qualche domanda molto interessante. Possiedi del denaro? Potrai mantenere una moglie? Credo di sì. Ah, e hai dei progetti? Magnifici. Stasera ho $100. Domani ne avrò 100.000. Tu ti illudi che io ci creda. Scusa, zio, tu predici il futuro, vero? Sì, ebbene. Hai mai predetto i nomi di 5 cavalli vincenti? Andiamo, non fare delle domande assurde. Ma che sei, un giocatore tu? No, 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 un giocatore può perdere, io no. Ah, sciocchezze. Ora te lo provo, non ti impressionare. Avanti col tuo fenomeno. Hai visto questo? Non ci credo quasi nemmeno io. Su, via, meno preamboli, che cos'è? Oh, scusi, lei è occupato. Venga, venga avanti, signor Baxter. Dovrei parlarle da solo. Eccomi, tu aspetta. I risultati. Lightning, Ramona, Blackflash. Ah, magnifico. Domani? Sì, domani. Non sapevo che tu fossi fidanzata. Nemmeno io fino a pochi minuti fa. E sì, è stata una cosa così improvvisa che... Oh, Larry mio. Tutto sistemato? Sì, cara. Ma che cos'hai, Larry? Non sei felice? Oh, tanto. È successo qualcosa? Non ancora. Non possiamo sposarci? Tesoro,
Visto che destino, sposiamoci immediatamente perché stasera io devo andare via. Fuori di città e tu verrai con me. Ma tu? Non lo so, ma lontano. Ma... Ah, lo sai, Silvia, ho firmato il contratto per una grand tournée. Già, tu ti sposi, altrimenti saresti potuta venire con me a Londra, a Parigi, a Roma. Ma sì che ci può venire, ci vengo anch'io. Quando partiamo, stasera? Stasera? Io partirò fra 6 giorni. Oh, troppo tardi. E senza di te, Larry. Lo so, lo so. Dunque, Silvia si sposa? Sicuro, con il signor Larry Stevens del Evening News. Congratulazioni vivissime, ho letto i suoi articoli magnifici, lei è stato eroico. Venga un momento con me. Verrei volentieri, ma un impegno. Faccia violenza alla sua modestia e permetta che offra al nostro pubblico l'occasione di salutarla. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi il nostro egregio concittadino, l'uomo intuitivo che si trova sempre sul posto dei grandi avvenimenti e sfida la morte per creare notizie. L'esimio e ben noto scrittore Larry Stevens del Evening News. Ma se non ha le ossa rotte si può sposare, non è vero? Può andare a sposarsi appena si sveglia. Ma come? È mezzogiorno e lui ancora dorme? Ieri sera, vede, era così agitato che ho dovuto fargli un'iniezione. Beh, adesso urli, strilli, spari, gli strappi i capelli, ma lo svegli subito. Si è svegliato, ma non vuol parlare. Sembra che abbia paura di me. Come sta stamani, signor Stevens? Sono all'Hotel San Giorgio? Guardi un po' meglio l'ambiente. Questa è una clinica. Sono ferito? Sì, al braccio. Le ho fatto un'iniezione calmante. Avrò dormito 2 giorni, spero. No, soltanto una notte, una buona dormita, quello che occorreva. E adesso ci vuole un po' d'aria fresca. Ah, devo aver avuto un incubo. Beh, camminando si rischiarerà le idee. Si alzi ed esca. Desidera qualcosa, signor Steven? Sì, dov'è il mio vestito? Ora glielo do. Signorina. Dica. C'è qualcosa nelle tasche della giacca? No, mi pare che non ci sia nulla. Cioè sì, c'è un giornale. Se ha bisogno di qualcos'altro, chiami. Ah, il nostro infermo legge tranquillamente il giornale. Come ti senti? Bene, non è vero? Ma sono ancora vivo. Certo, con un cascatone simile potevi anche restarci secco sul colpo. Oh, non era ancora giunto il momento. Che ora è? Quasi l'1. Ricordati che fra un paio d'ore ti sposi. Ah, temo che non potrò. Bene. Come? Ma dovrò star qui fermo fino a domani per guarir bene. Senti, amico bello, io ho parlato adesso col dottore, il quale mi ha assicurato che tu sei sano come un pesce. Cosa vuoi che ne sappia quello? Oh! Ho capito tutto ora. Tu tiri il colpo a imbrogliarci. Ti vuoi rimangiare la parola, eh? Non vuoi più sposarla. Ma no, no, voglio sposarla subito. Dille che si prepari. Guarda che se fai il furbo ti accoppo. Dottore, infermiera. Dottore, infermiera. Vado a sposarmi, ma torno subito, eh? Quando sarò di nuovo qui, non lasciatemi uscire fino a domani. Siete marito e moglie, Dio benedica la vostra unione. Mi congratulo, signor Stevens, il matrimonio è una cosa seria, dura tutta la vita, ma vedo dal suo aspetto che lei l'ha ben compreso. Grazie. Esprimo i miei auguri di felicità e buona salute per molti e molti lustri. Fa $5, prego. Posso fare altro per lei? Sì, rediga il testamento. Eh? Su, va alle corse, io torno in clinica. Ma cosa dici, Larry? Ma che ti pare giorno di andare alle corse questo? E per il testamento. Il testamento? Sì. Ah, ecco, lascio tutto alla mia vedova, cioè a mia moglie. Sì, andiamo al ristorante Eden. No, all'ippodromo, ecco i cavalli vincenti. All'ippodromo io non ci vado. Ma insomma, non vuoi che Silvia diventi ricca? Amore mio, ci andremo un altro giorno, è lo stesso. Ma sarà troppo tardi. Ristorante Eden. Ah, va bene, come vuoi. Ah, oh, finalmente hai capito che ho ragione. Mi sacrifico per amore di Silvia. Vetturino, fila all'ippodromo che voglio fare in tempo a scommettere sulla prima corsa. No, niente ippodromo, vetturino, ti ho detto che devi portarci al ristorante Eden. Ma cosa, è impazzito? Sì.
Scusino, ma le signore non possono accedere al totalizzatore. Non faccia entrare neppure lui. Aspetta. Ah, è meglio che lo tenga d'occhio. $100 sull'Emplighter. Lei ha intenzione di scherzare, no? Ma nemmeno per sogno, ecco il denaro. Ma l'Emplighter ha già corso, è arrivato primo per due lunghezze. Ah, vedi? Vedi che lo so io chi vince? Questa volta ci hai azzeccato, ma la prossima ci sbatterà il muro. No, ti dico e ti ripeto che non posso sbagliare. Allora, coraggio, si scelga un vincente per la seconda corsa. Vuol sapere qual è? Sì. Medlar. Lo diamo a 20, ci punta i suoi $100. Ma sì, li prenda tutto, che è meglio. Più presto resterà senza un soldo, più presto capirà che non capisce niente. Guarda, ma quello non è un cavallo, è una marmotta. Mandatelo alla fabbrica della colla che è meglio. Mezza, 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 mezza. Abbiamo vinto. Ah, sfido io, gli altri cavalli avevano tutti i piedi dolci. Ecco $2000 e i miei complimenti, signore. Con la sua fortuna io rigiocherei. Ah, difatti rigiocherò. Lightning a quanto lo dà? Piazzato o vincente? Vincente. È per Silvia che gioco. Beh, io prendo i quattrini e vado a casa. Come zio di tua moglie ho il dovere di difendere le sue sostanze. Mi dia la vincita, prego. Oh, scusate, è quest'altro signore che ha puntato. Dunque, Lightning lo diamo a 5. Lei quanto ci mette? Punto tutti e 2000. Tutti e 2000. Jerry, dai un tagliando al signore. Ah, io vado via, non voglio veder buttare il denaro così. Lightning! Ne sei proprio sicuro? Ma guarda tu stesso! Lightning! 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 Forza! Lightning! Lightning! Forza! Forza! Così lei vuol giocare tutto quanto su Ramona? Sì, vincente. Gioca anch'io, Ramona. Però sa, signore, non posso dargliela che alla pari. Ah, allora niente, tutti gli altri bookmaker la danno a 4. Beh, lei è un buon cliente. Le va bene a 3? A 3? D'accordo. Un momento, guarda che a questo modo becchiamo solo $30,000. Sì, se vince Ramona. Già, se vince. Sta tranquillo, Ramona vincerà. Il destino è scritto. Vai! Vai, forza! 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 Oh, guarda, guarda, Larry, Ramona è in testa. Lo so. Però che strano, tutto si svolge esattamente come tu hai predetto. Tutto. Ramona! 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 Ramona ha vinto! Questa somma è eccessiva per una sola giocata. Io non ne posso dare che Black Flash a 2. E io chi ti dà Diablo a 5. Black Flash. No, non ti intestare così. Che ne sai tu di cavalli? Black Flash. Ecco qua, 30,000 su Black Flash vincente. Perché non ne giochi almeno una metà su Diablo? Black Flash. Io faccio il bookmaker da un pezzo, ma non ho mai visto uno che pizzicasse 3 vincenti di fila. Certo, la cosa non è chiara. E non dobbiamo stare con le mani in mano. Bisogna assolutamente che Diablo vinca questa corsa. Black Flash, Black Flash, Black Flash. Forza Black Flash, Black Flash, Black Flash, Black Flash, Black Flash, Black Flash. Diablo. Diablo, 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 Diablo. Vatti a nascondere, vatti a nascondere, tu e le tue informazioni. Sbagliate, sbagliate, Black Flash non ha vinto. Se potessi ti sparerei. Ma non mi spareranno, anche le informazioni che mi riguardano saranno sbagliate. Silvia, ti sei rovinata l'esistenza, guardali cosa hai sposato. Eppure siamo tanto felici, lo saremo sempre, zio, questo solo importa. Attenzione, attenzione, la giuria annuncia di aver preso la seguente disposizione. Diablo, primo arrivato nella quinta corsa, è stato squalificato e viene classificato vincente Black Flash. Ehi, mi sborsi le 60,000 svanziche, ma tutti in biglietti grossi, eh? Potete vantarvi di avermi rovinato. Beh, non ci pensi che è meglio. 3, 4, 5,
39, 40, 41. Cocchiere, alt! Che c'è, Larry? In città io non ci torno. E allora dove vuoi che andiamo? Ma nei dintorni. Facciamo un pranzetto in una qualche osteria di campagna. Oh, Larry, senti, vuoi proprio essere carino con me? E allora portami in un bel posto dove ci sia della musica e tanta gente. Ah, ecco, all'Hotel San Giorgio. No, no, stasera no. E va bene, ci andremo domani oppure un altro giorno. Prendi, mia cara, con questo sei ricca. Oh, no, no, avrei paura a tenere tanto denaro. Su di te sarebbe più sicuro. No, potrei perderlo. Ma anch'io, no? Su, prendilo. Qualcuno deve prenderlo. Ehi! Al ladro! Frusta, frusta! Fermalo! Fermalo! Presto, presto! Svelto, svelto! Dai, dai, che ci ha rubato 60.000 dollari! Ma è armato! Armato? Che importa? Sì, che importa! Come? Armato! Attento, dai! Sotto! Ora, sotto! Hai fatto quattro ore perché se lo raggiungi! Cacciali fuori! Io non mi occupo di certe sciocchezze. Sciocchezze un corno! Oh, noi stavamo inseguendo il ladro e questo agente ci ha arrestati per eccesso di velocità. Così quel farabutto si è potuto squagliare con i nostri 60.000 dollari. Senti che spacconata, ma per chi mi prende lei? Per il capo di una polizia che lascia scappare i ladri e arresta i derubati. Andiamo, fuori, fuori! Ma un momento, io sono in stato d'arresto. Non potete lasciarmi libero prima di domani. Via, via, che mi fate girare la testa. Ispettore, mi chiuda almeno per un'ora. E dove? Ma che diamine, in prigione! Ma che prigione? Per voi ci vuole il manicomio. Metteli fuori! Senta, ispettore, mi usi la cortesia. Mi metta dentro almeno per tre quarti d'ora. È un regalo che le... Fuori, l'ho detto! E guai se tornate! Chissà perché non ha voluto che entrassimo con lui. Forse aveva da combinare qualche affare personale. Oh, già, quello che l'informa sui cavalli deve stare lì dentro. Speriamo che lo trovi. Larry! Ciao, Larry! Ma dove ti eri nascosto? Il direttore è disperato, sai. Se non ci sei tu non fa più uscire il giornale. Dite un po', qualcuno di voi ha visto Pop Benson? Beh, rispondete, che è successo? Non hai saputo, eh? Che cosa? Cosa? Che Benson è morto. Morto? Eh sì, purtroppo. Di che è morto? Di vecchiaia, credo. Voi quando lo vedeste? L'ultima volta l'abbiamo vista insieme, c'eri anche tu. Quando? Tre sere fa. È morto quella notte stessa. Non ti ricordi? Stavamo scherzando tutti in biblioteca. E tu ti ridemmo quando ti disse, ma sei sicuro d'avere 10 anni di vita? Di vita lui, poveretto, non ne aveva più nemmeno 10 ore. Sai, il direttore ha detto che... anche dopo morto pareva ancora che sorridesse. Sì, è stato sempre felice lui. Specie se gli riusciva di fare qualche scherzo al prossimo. Evans, venga qui. Guardi un po' quell'orologio. Sono le 6:10. Per quanto tempo ancora crede di andare avanti così? Non per un pezzo, signor Gordon. E allora per farsi perdonare, sbrighi bene il lavoro che le ho riservato. Ah, non posso. Ho un appuntamento alle 6:25. Lo rimandi? Ci proverò. Si tratta di una riunione molto importante. Ora le do l'indirizzo. Non si disturbi, so già qual è. Lo sa. Hotel San Giorgio. Hotel San Giorgio? Ma no, è da tutt'altra parte. Ma come, non è all'Hotel San Giorgio che devo andare? Sa leggere? Ma è proprio sicuro di non sbagliare? Prenda nota che io non sbaglio mai. Salti in una vettura e vada subito all'indirizzo che le ho dato. Corro. Ma temo che malgrado tutto alle 6:25 andrò a finire all'Hotel San Giorgio. Hotel San Giorgio. No, il punto indicato non corrisponde. È in un'altra direzione, completamente opposta. Stevens, dimentichi quello che le ho detto. Eh? E vada all'Hotel San Giorgio. A far che? Quello lo sa lei, ragazzo mio, che ha così buon fiuto per le notizie importanti. Se insiste sull'Hotel San Giorgio, un motivo ci deve essere sicuramente. Caro Stevens, vada subito al suo appuntamento. Sono le 6:15, non voglio che lei ritardi. Ragazzi, avremo un'edizione straordinaria. E allora niente più vincite alle corse. Oh, camperemo ugualmente. Larry ha un impiego. Che ora è? L'ora? 6:30. Impossibile. Beh, forse vado un po' avanti. Vetturino, che ora è? Sono le 6:20. Ma non essere nervoso, cara. Abbiamo tempo, sai? Siamo quasi arrivati. Dove? All'Hotel San Giorgio. Chi l'ha detto ad andarci?
Credito tu, due volte salendo in vettura, Hotel San Giorgio, Hotel San Giorgio. Sapevi che io desideravo pranzare là. Vettorino, ferma, ferma, torna indietro immediatamente. Cioè no, ferma che scendo io. Larry! Ma ti prego, Silvia, se mi ami, non discutere. Ma come, prima vuoi andare all'Hotel San Giorgio, adesso ci siamo e strilli che non ci vuoi più andare. Signori, ma a me chi mi paga? Paga tu, perché io tutto il denaro l'avevo nel portafoglio che mi hanno rubato. Libero, Vettorino. Un momento, che mi paghino. E lui! Il ladro! Fermatelo! Guardie! Al ladro! Guardie! Guardie! Fate un passo, siete un uomo morto. No, questo non è Hotel San Giorgio. Su, vai via. Al ladro! Al ladro! Al ladro! Fermalo! No, non sono io! E su! Non è per una caduta che devo crepare. Tale vestito di grigio che io stavo inseguendo. Si mette giù, che ve lo sparo! La ciuffo io. Stia giù! Stia giù! Mani in alto! Alzatevi! Fermi, amici, non sparate! No, no! Teneteli indietro. Chi è Mac?
Lawrence Stevens, del Living in News. Come? Come? Stevens? Ma sì, l'ho mandato io stesso all'Hotel San Giorgio. Pochi minuti fa, eh? Ma no, era lì per il suo lavoro. Ma è un eroe. Sapeva che lì sarebbe accaduto qualche cosa di grave. Pronto, pronto! Direttore, che è successo? Avvisare in macchina. Usciamo con un'edizione straordinaria. Lasci tutto, corra all'Hotel San Giorgio, hanno ucciso Steve. Come? Vada, vada. Titolo. Il nostro redattore Larry Stevens ucciso nell'atrio dell'Hotel San Giorgio. Fuori, fuori tutti. Che è successo? Niente di eccezionale, hanno ucciso un giornalista. Chi era? Harry, un certo Harry... Stevens? Sì, Stevens, ma adesso sgombriamo, eh? Oh. E lei dove va? Evening News. Va bene, passi pure. Larry! Larry! Ma non dovresti essere morto. Già, dovrei. Lo dicono tutti. Tu cosa credi? Che sei vivo! Ma è terribile. Questo non è un telefono pubblico. Mi dia Living News, presto! Ispettore, per l'amor del cielo, mi dica che cosa è successo. Io qui che cosa faccio? Senta, lei qui sta rompendo l'anima a un povero ispettore di polizia. È suo questo? Sì. E allora, com'è che si trovava in tasca del morto? Ah, ecco. Ecco! Bene, risponda! Lei è un individuo straordinario, l'adoro! Matto da legare! Ma sono vivo, che meraviglia! Che disastro. L'edizione col tuo necrologio è già in vendita. Edizione straordinaria, ultime notizie! Un giornalista ucciso all'Hotel San Giorgio! Giornale, signore? Grazie, l'ho già letto. Ma questo è uscito ora? Non lo leggo, vivo ugualmente. Io vorrei sapere dove è finito quel denaro. Oh, che importa. Tanto non sembrava vero. Venne come un sogno e come un sogno se ne andò. Ma il gioco non è mica un sogno. Può darti i milioni, basta che tu azzecchi i cavalli vincenti. Già, è tutto lì. Buonanotte. Ciao, figlioli. Lei, signore, se ne intende di corse? Punto solo sui vincenti. Deve avere un buon sistema. Un sistema ottimo. Venga con me domani, le farò vedere come si gioca. È semplicissimo. Si prende la vincita della puntata della prima corsa e la si punta sul cavallo vincente della seconda. Poi si prende la vincita della seconda corsa e la si punta sul vincente della terza, sempre senza eccitarsi. Finalmente si prende tutto un gruzzolo e lo si punta sul vincente della quarta corsa. Poi... Vettura! Vettura! Perché la chiami? Non possiamo prendere una vettura. Perché? Non abbiamo denaro. Oh... E allora bisognerà per forza aspettare che spiova. Che povera serata di nozze, senza denaro, senza vettura, senza parapioggia, senza niente. Ma con uno splendido futuro. Non dirmi che leggi il futuro, prendiamo la vita come viene. Larry, caro, il futuro io facevo finta di leggerlo, per il nostro spettacolo. Ma ora che sono vicina a te, sento di poterlo leggere veramente, attraverso gli anni. Che vedi, saremo felici. Immensamente felici finché vivremo uniti. Noi due soli. Soli soli? Oh no, io voglio almeno quattro bimbi. Quattro? E io cinque bimbi. Ci vorrà una casa grande. Ho un palazzo. Ma arriveremo mai a tanto? Tu sarai proprietario dell'Evening News. Allora avremo davvero una casa grande. Per i figli e poi per i nipoti. E per i pronipoti. Già mi par di vederli riuniti tra una cinquantina d'anni. Il giorno delle nostre nozze d'oro. Guarda, cara. Cosa? Ora possiamo andare. Oh. Grazie, Pop. A qualcosa serve.